Ciao a tutti, vediamo oggi 10 alimenti contro la cellulite. La cellulite si manifesta per lo più nelle donne per cause ormonali e fattori ereditari. Ridurre gli effetti è possibilissimo e la scienza tanto ha fatto negli ultimi anni. Ma anziché ricorrere ad interventi di chirurgia estetica, sarebbe meglio prevenire evitando fumo, abuso di bevande alcoliche, livelli alti di stress ed aumentando l'apporto di alimenti ad azione antinfiammatoria e antiossidante e migliorare la circolazione degli arti inferiori, per facilitare l'ossigenazione dei tessuti e ridurre la ritenzione idrica. Infatti, oltre ad una sana alimentazione, un ottimo rimedio contro la cellulite è senza dubbio l'attività fisica. Vediamo dunque, nella lista che segue, gli elementi da integrare alle vostre abitudini alimentari. Gli asparagi, non primi solo per rispettare l'ordine alfabetico, gli asparagi sono l'ortaggio anticellulite per eccellenza. Infatti, grazie a bassissimi livelli di sodio, all'alta concentrazione di potassio, alla molta acqua contenuta e alla presenza di purine, gli asparagi riducono il ristagno di liquidi e quindi anche la ritenzione idrica. Aiutano anche a contrastare gonfiori e aumento di peso. Fragole e frutti rossi. Ricchi di vitamine, sali depurativi e antiossidanti, i frutti rossi di primavera drenano le scorie e migliorano la circolazione spazzando via gonfiori e ristagni. Le fragole migliori da utilizzare contro la cellulite sono quelle bio. Frutta secca, noci, mandorle e nocciole sono ricche di magnesio, sale minerale fondamentale per la produzione di energia cellulare, per la costruzione degli ormoni e di alcuni trasmettitori degli impulsi nervosi. Le nespole. La nespola è ricca di acqua, fibre, vitamine e sali minerali. Già nel Medioevo veniva usata come febbrifugo e come regolatore delle funzioni intestinali e diuretiche. Sotto stress, il nostro organismo reagisce stimolando le ghiandole surrenali a produrre ormoni, in particolare il cortisolo. Questi ormoni, quando sono in eccesso, determinano un aumento della ritenzione idrica, con possibile comparsa di cellulite. Il consumo regolare di frutti, come le nespole, può aiutare a eliminare i liquidi in eccesso, aumentando la diuresi in maniera naturale, senza l'effetto collaterale dell'abbassamento della pressione arteriosa che si manifesta con l'assunzione di diuretici di sintesi. Pesce azzurro. Alici, sardine, sgombro e altri tipi di pesce azzurro sono delle vere miniere di acidi grassi omega 3 indispensabili per l'elasticità delle membrane cellulari. Abusatene. Piselli freschi. I piselli sono utilissimi per la rigenerazione cellulare e di fibre preziose, per regolare le funzioni intestinali e per rallentare l'assorbimento di grassi e zuccheri. Il top, insieme agli asparagi, controlla cellulite. Prezzemolo. Tra le tante proprietà benefiche, il prezzemolo contiene anche il potassio, che favorisce l'eliminazione delle scorie tossiche e regola la pressione sanguigna. Tè verde. Consigliato da quasi tutti i nutrizionisti, il tè verde è davvero la bevanda del benessere. Il tè verde migliora la diuresi e stimola il sistema nervoso e muscolare. Yogurt naturale. Lo yogurt naturale, quello bianco puro, senza nessuna aggiunta, rappresenta un valido aiuto a riequilibrare la microflora intestinale. Oltre a fermenti lattici e probiotici, contiene vitamina B1, A, B2, B3, B6, B12, C e minerali, di cui sicuramente il più abbondante è il calcio. Lo zenzero. Lo zenzero, per le sue tantissime proprietà benefiche, sta ovunque. Contro la cellulite, lo zenzero aggiunto a succhi, centrifugati o macedoni di frutta aiuta a migliorare i processi digestivi e di conseguenza l'assorbimento dei micro e macronutrienti che proteggono dalle infiammazioni. Bene, ora iniziate la vostra attività fisica costante, il consiglio sarebbe quello di almeno 45 minuti di camminata veloce al giorno e preferite il consumo degli alimenti riportati in questa lista se volete combattere la cellulite.